Allora, tutto bianco e un po' arancione. Che cosa abbiamo qui? Ci sono varie cosine con la zucca, che però è già nel mio menù per oggi. Quindi carote, qualcosa di bianco. I funghi non mi piacciono, vediamo. Dovrei prendere le mozzarelle. Eccoli qui, prenderò questi bocconcini che sono bianchi, la parte arancione già ce l'ho a casa, ho qualcosa in mente. Altre cosine che possono essere bianche e arancio, vediamo, vediamo. Forse queste brioche, ma non proprio. Forse queste, ma sono più marrone, beige e arancione, quindi direi di no. Vediamo. Beh, le camille sono arancioni, quindi potrebbero anche starci, tipo con il latte vicino, una roba del genere. Un sacco di cosine buone, ci sono questi, che però ho già simili, quindi li lasceremo anche se sarebbero stati perfetti, secondo me, per la challenge. Un sacco di cosine buone. Tornata a casa, ragazzi, oggi non posso assolutamente truccarmi perché ho appena fatto questo piccolo intervento. Non c'entra nulla con questo video, ma ho tolto quel piccolo calazzo, quella piccola pallina che avevo, quindi se vedete che sono un po' gonfia è perché appunto mi hanno dovuto incidere con l'ago, ok, eccetera. Quindi oggi non mi vedrete truccata, ma sono super attiva per questa challenge, ragazzi. Questa challenge è stata scelta da voi. Come sapete, sono sempre super attenta alle vostre richieste ed ho visto le richieste di una ragazza, che un ragazzo o un ragazzo non mi ricordo, ma comunque vi metterò il commento perché l'ho salvato, e aveva un sacco di pollici in su. Nicole, devi fare la challenge in cui mangi per 24 ore solo cibo tutto bianco, un po' arancione, special guest star Gato Denver. Quindi io ho dovuto raccogliere questa sfida e voglio assolutamente farla oggi. Come avete visto, sono già stata al supermercato ed ho preso qualche cosina, poi anche un succo, adesso vi farò vedere. Altre cosine invece già le avevo prese pensando a questo video, perché questa idea mi è piaciuta tantissimo. Quindi adesso vediamo le cosine che ho preso, anche se per stasera c'è una sorpresa tutto bianco, un po' arancione, che non vi svelerò, che non vi svelerò cosa ci sarà per cena, ma intanto vediamo. Queste sono alcune cosine, perché altre, ragazzi, le vedrete dopo. Allora, tutte bianche e un poco arancioni ci stanno benissimo, secondo me. Sono queste uova al tegamino Haribo, che sono delle caramelle gommose strabuone. Se non le avete mai assaggiate, difficile penso, ma assaggiatele. Poi ho preso questi biscotti che si chiamano margheritine, che sono appunto dei biscotti con lo zucchero a velo bianco e con al centro la marmellata all'albicocca arancione. Poi, come avete visto prima, al supermercato ho preso le camille da mangiare magari con il latte, così appunto tutto bianco, un po' arancione. E poi, vabbè, i tovaglioli arancio, che mi sembrano adatti a questa challenge. Abbiamo la marmellata sempre all'albicocca arancione. Non ho mai assaggiato la marmellata all'albicocca, quindi sarà una vera e propria sorpresa. E poi, vabbè, bocconcini di mozzarella, anche questi li avete visti, li abbiamo presi al supermercato. E poi abbiamo questo frullato fresco che voglio bere già da subito perché devo ancora fare colazione, ed è all'arancia e alla carota, anche questo arancio. E poi c'è il tè alla pesca, ragazzi, che bevo oggi assieme ovviamente al latte e bianco e arancione. Questo è quanto per il momento, ma poi ci sono delle novità. Denver, amore mio, sei protagonista di questa challenge? Sei protagonista? No, Gatto Max, tu non sei protagonista di questa challenge. Tu non sei tutto bianco, un poco arancione. Io un po' grigio, tutto nero. Tu sei tutto nero, un poco grigio. Caro Denver, oddio, la gatta cattiva. La mucca. Mucca a Londra. Oddio. Incontri ravvicinati. Gatto Denver si è lasciato trasportare da... Ma povero carino, tutto bianco. Lui voleva andare lì a fare pru pru. Vabbè, almeno non ti sei preso una zampata, ma solo, dai, ti ha solo soffiato, Denver, dai, facciamo progressi. Tu. Protagonista. A me non piace stare in braccio, Sei il protagonista di questa challenge, amore mio. Sei tutto bianco. Facciamo, guardate la pancia di Denver, sì, una cosa incredibile. È tutto soffice, non avete idea quanto è morbido e soffice. Basta. Non mi piace stare in braccio, lasciami! Sta in pandan con col maglione? Sì, ho fatto apposta. Ah, sì? Sì, questo gattino nudo, bianco. Un po' arancione. Questa challenge dedicata a te, Gatto Denver. A gran richiesta, furor di popolo, dedicata a te.
basta. Eccola qua la mia colazione. Allora, bicchierone di latte, questo è latte di mandorla, i nostri biscotti con zucchero a velo e marmellata, poi una fetta di pane bianco con la marmellata alle albicocche e poi vabbè la camilla, secondo me non riuscirò a mangiarla perché già è tantissimo, e poi per finire un buon frullato fresco, arancia e carota. Yum. Sono super emozionata ragazzi di filmare questa challenge, voi non avete idea. Ok, direi di iniziare con la fetta di pane e marmellata. Tagliamo la metà così riesco ad inzupparla nel latte. Preferisco sicuramente quella alle fragole. Oh, i lamponi. Però non è male. Una costante nelle mie challenge col cibo. Non è male. Assaggiamo adesso questi biscotti. Secondo me sono anche questi super super adatti, tutti bianchi, un po' arancioni. Li conosco con un nome diverso questi, qui c'è scritto margheritine, ma io li ho sempre conosciuti con un nome diverso che adesso non mi viene in mente. Voi come li chiamate questi biscotti che hanno la pasta frolla attorno e poi al centro la marmellata? So che hanno un altro nome, danesi, no, tipo un nome con un luogo, non lo so, non mi ricordo. Hanno un buon profumo, eh. Inzuppiamo anche questi ragazzi. Sì, vedo che avevo fame. Tovagliolo rigorosamente arancione, latte bianco. Ci siamo ragazzi. Questa è forse la mia challenge tra tutte preferite, perché è una challenge unica dedicata a Garou Rember. Adesso completeremo il tutto con questo succo, questo frullato fresco. È un buon profumo. A me di solito i succhi acce piacciono tanto. Questo non è limone, non ha il limone, ma c'è l'arancia e la carota, sono buonissimi. Buonissimo, ti sveglia proprio, vabbè che già ero sveglia da un bel po' oggi, però sento che è super vitaminico, non lo so, ti dà energia, strabuoni sono. Peccato ci sia così poco, è tipo proprio una porzioncina ina. Per la colazione questo è tutto, ci vedremo tra un pochino per il pranzo, tutto bianco e un po' arancione. Sto lavorando al computer ragazzi, ormai sono qui da un bel po' e mi è venuta fame, quindi io direi di andare in cucina e preparare questo famoso pranzetto. Spero vi piaccia la mia idea, che in realtà non è niente di strafigo, trascendentale, non so quali altri aggettivi aggiungere, però direi che come colori ci siamo. Ho pensato di fare la zuppa, la vellutata in realtà, che è strabuona. Che è questa, la cremosa zucca e carota. Prepariamo questa e poi vicino mangeremo anche le mozzarelle. Questo sarà il tocco di bianco al nostro pranzo. Amore mio, tutto dedicato a te questo video, è tutto dedicato a te, ma sì, sei tutto bianco. Tutto bianco lui, un poco arancione, un poco arancione. Non c'è la pappa adesso, che tu devi aspettare ancora un po' per la pappa. Amore mio, amore mio. Oggi non sta fermo. Ma cosa c'è? Sei tutto bianco? Sei un poco arancione, guarda. Ma sì. Ciao ragazzi che mi seguite da casa, io vi voglio tanto bene. Ciao ragazzi. Ciao. Cosa c'è, amore mio? Sì. Ma sì, tu sei sempre il protagonista dei video, sempre tu, sì, lo sappiamo, tu sei la vera star di questo canale, lo sappiamo tutti, sì, ma sì. Qui mi sa che bisogna mescolare un po', che non ci mette tantissimo in realtà a sciogliersi. Ci siamo quasi, la zuppa è quasi pronta e ha un buonissimo profumino. Io amo le zuppe in inverno, ragazzi, quando comincia a fare freddo. Gnam. E qui ho preparato già le mozzarelline e Gatto Denver continua a chiacchierare. Forse lo sa che questo video è dedicato a lui, amore mio. Nel frattempo ho acceso il robottino aspirapolvere, quindi perdonatemi il rumore. Questo è il nostro pranzetto ragazzi, vellutata o minestra, non so bene che cosa sia, penso vellutata, appunto, arancio, mozzarelle bianche e tè alla pesca arancio.
notare sempre il tovagliolo, ragazzi, ci tengo anche questi piccoli dettagli. Pensavo di avere molto più minestrone di quanto io ne abbia in realtà, ma fa niente. Adesso vi posiziono sulla bottiglia del tè, quindi mi raccomando non muovetevi, state fermi che sennò cadete. Ok, siete abbastanza stabili, quindi potete muovervi un po', ma non tantissimo, ok? Ok. Allora, se non le avete provate queste minestre vellutate, questi sì sì è il loro nome, provatele perché sono strabuone, almeno a me piacciono tantissimo. È bollente. Adoro. Ma ditemi voi se io posso mangiare così. Ma mi dai bacini? Mi dai baci? Grazie, dottor Max, grazie. Grazie, ma cioè, sono a posto veramente. Ah! Scartavetri tutta la faccia. Dieta del tutto bianco, un po' arancione. Non è male, ci sta piacendo molto. Potrei quasi adottarla nelle mie giornate. Cucchiaiate imbarazzanti. Ma avevo fame. Avrete notato che avevo fame oggi. Di solito non pranzo, ma oggi avevo veramente fame. Spazzolato tutto, ragazzi. Super, super, super buona. Adesso, vabbè, devo uscire in realtà. Mi dispiace non potermi truccare per via dell'operazioncina. Comunque, devo uscire e quindi ci rivedremo tra un po' di ore. Non so se per uno snack oppure direttamente per cena. Vediamo dopo. A dopo. Siamo in macchina e ho portato le caramelle tutte bianche un poco arancioni dell'Haribo. Ragazzi, provatele perché sono strabuone. A parte per questa challenge, ma mi piacciono sempre queste. Vuoi uno? Eric le ha scoperte da poco. Sì, da 20 minuti. Cioè 20 minuti? No, le abbiamo prese anche al cinema una volta. Sì. Queste? Sì, solo che quelle al cinema sono sempre un po' più secche e dure. Ma le sono più vecchie. Sì. Sono strabuone, ragazzi. Notare, siamo tornati a casa dove ho messo una maglia arancione che non è esattamente la mia maglia preferita, ma l'ho messa solo per questo video, veramente dovevo o bianco o arancione, perché entrambi i colori, di entrambi i colori non ne avevo una. Comunque è arrivata la cena e adesso sicuramente, da come ho apparecchiato, potrete già capire di che cosa si tratta, soprattutto dei miei tovaglioli fichissimi. I love sushi and I love you, e sono sempre del brand Blonde Amsterdam, che come sapete amo. Qui ci sono le cosine anche per Eric in realtà, ma io ho preso, ta-da-da, questa è stata la mia idea, ragazzi, nigiri al salmone, che come ben sapete sono tutti bianchi, perché ovviamente sotto c'è il riso bianco. Adesso lo vedremo, anche se so che li conoscete tutti. Ta-da-da! Tutto bianco e un po' arancione, quindi ho preso 6 nigiri al salmone per me. E poi ho preso, allora questo in realtà è il mix di nigiri per Eric. E abbiamo wasabi, zenzero. Stavolta ci hanno dato 3 bacchette, quindi pensavano fossimo in 3 da quanto mangiamo. Di solito ne danno 4, quindi vuol dire che stiamo andando bene. Salsa di soia, ta-da-da. E poi ho preso il osomaki, mi hanno un po' fregato perché ci hanno messo sopra il i semini, come si chiamano? Non mi viene in mente. Comunque, se vedete, c'è il Philadelphia che è bianco e il salmone che è arancione, quindi nonostante ci abbiano messo sopra questa salsetta, dovremmo proprio esserci. Adesso ve li faccio vedere meglio. Eccoli, bianco e arancione. E questo è sesamo, che non mi veniva la parola. Ah sì, ti ho preso la Coca-Cola zero. Cercherò di non mangiare gli edamame che sono lì, ma non sono per niente bianchi e per niente arancioni. Ah, così ve lo nascondi tutto proprio. No, magari c'hai la tentazione. Ah, cioè, ma guarda, è qua deserto. Vabbè, buon appetito. Miei nigiri tutti bianchi e un poco arancioni, ma concedetemelo, ragazzi, perché lo inzupperò nella salsa di soia. No. Scusa, sai. Per queste varianti. Comunque rimane tutto bianco, un poco arancione. Vuoi un pezzettino di salmone, gatto Max? Tieni. No, adesso non mi va più, forse. Aspetta che lo prendo dal verso giusto. Ragazzi, sono già in camicia da notte, praticamente super in pigiamata. Ma prima di andare a nanna volevo approfittare e mangiare una di queste
camille che in realtà oggi poi alla fine non ho ancora mangiato. E la figata di queste merendine è che le mangiavo sempre quando ero piccola, specialmente, no, sia a casa che dalla mia nonna paterna, e quindi già so che mangiarla sarà un po' un tuffo nel passato e mi verranno in mente un sacco di ricordi. Cosa c'è, gatto Denver? Ti ricordi che sei tu il protagonista di questo video? Sei tu, noi abbiamo mangiato tutto bianco e tutto arancione solo per te, amore mio. E il mio gattino tutto bianco un poco arancione, sei bellissimo. Ma sì, sì. Meraviglia, sono esattamente come me la ricordavo. La confezione era diversa, questo me lo ricordo, ma la merendina è esattamente come la ricordavo. Stessa forma, stesso aspetto e stesso profumo. Amore mio, cosa c'è, amore mio? Dai. Amore mio. Strabuona. Un pochino forse è cambiato il sapore. Non ne sono sicura, ma un pochino secondo me è cambiato. Però sono decisamente sempre loro, le camille. Che ricordi, ragazzi, che ricordi, sono strabuone. E per il video di oggi questo è quanto. Oggi non andrò nel mio studio a farvi il saluto prima di andare a nanna, ma voglio farlo con gatto Denver, che è il protagonista indiscusso di questa challenge. Amore mio. Amore mio, sì, sì. Bacini. Tanti baci. Tanti baci. Vero, caro Denver? Salutiamo i nostri amici a casa. Ciao! Ciao, ragazzi! Vi vogliamo bene! Baci, tanti baci, tanti baci! Ciao, ragazzi! Ciao! Ciao!